Allora, per stasera vi leggo anche qualcos'altro, visto che mi è avanzato un po' il tempo, però prima vi faccio vedere anche gli altri argomenti che tratterò nelle prossime serate. Vedremo un po'. Questo soprattutto per quanto riguarda il discorso del Pantheon femminile. Poi, se avanzerà del tempo, comunque siete interessati, vi leggerò magari qualcosa anche tratto da questo libro qui. Nel mondo degli Etruschi. E poi vedremo anche questo, sempre per quanto riguarda il discorso del Pantheon femminile. Allora, adesso vi leggo giusto qualche passaggio, così riprendiamo un po' in mano il discorso per quanto riguarda la Sardegna. Tra l'altro, poi, curiosamente, ecco, secondo, cioè, curiosamente nel senso è una cosa un po' così atipica. Il gruppo musicale inglese dei Placebo, che io tra l'altro seguo ormai direi dal 1997, sono stati un po' un gruppo che ha segnato la mia adolescenza. Recentemente ha girato un video, l'ho ambientato proprio in Sardegna, si vedono tipo i Mammutones, quindi poi comunque sotto ve lo linko perché è davvero particolare come video. Allora, adesso direi di leggervi, di riprendere un po' in mano questo argomento per quanto riguarda la Sardegna, che avevamo già visto, vi avevo già letto un altro libro al riguardo. Chi ha visitato i monumenti megalitici sardi non ha potuto fare a meno di riscontrare somiglianze con analoghi monumenti ciclopici di altre civiltà, come la celtica e l'iberica. I menhiri, i megaliti, i circoli di pietra e l'orientazione astronomica hanno non pochi elementi in comune. Avevamo visto che anche gli ebrei non erano indenni da questo discorso di luoghi alti addirittura con le colonne. L'avevamo visto nella videolettura che avevo fatto dedicato proprio a questo discorso di politeismo semita, e non è un caso che il dio Yahweh nella Bibbia proibisce effettivamente questo discorso delle colonne sacre, dei pali sacri che erano proprio l'emblema di Asherah. La civiltà sarda si sviluppò in seno alla grande famiglia delle civiltà megalitiche dell'Europa occidentale che, dalla semplice lavorazione della pietra nel Neolitico, quarto millennio a.C., passarono alla lavorazione di enormi megaliti genialmente tagliati e manipolati, iniziando a erigere complesse strutture architettoniche, non poche delle quali sono ancora avvolte dal mistero riguardo alla loro funzione. La civiltà neolitica e poi nuragica della Sardegna non è ancora stata scoperta appieno, i suoi enigmatici monumenti eretti da giganti furono edificati secondo i canoni di un'architettura sacra di cui solo ora si intravedono i contorni. Poi, vabbè, qui ovviamente lui spiega anche tutto questo discorso relativo alla provenienza, ecco, del fatto che il ceppo sardo può essere collegato a due aree di provenienza, una occidentale, Afro-Iberica e Ligure, Africa occidentale, Spagna, Baleari, Francia, Liguria, l'altra orientale, di provenienza egeo-cretese. Tra l'altro, come dicevo, come poi aveva fatto notare la mia amica, è molto probabile che in Spagna sia comunque rimasto ancora qualche riferimento a questo discorso del matriarcato, e bisognerebbe poi anche, come poi già suggerivo, andare a studiarsi bene anche per quanto riguarda la spiritualità cattolica di tipo popolare, che molto probabilmente conterrà al suo interno diverse usanze che poi ovviamente loro hanno mutuato dal contesto pagano, eh. Tanto vi faccio vedere qualche immagine, piramidi a terrazze e poi menhir orientati allineati verso il solstizio estivo. Comunque vi consiglio, poi sotto come ho detto vi metto il link, di andare a vedere quel documentario che è stato fatto dalla Bussola di Pietra, da questi studiosi che hanno realizzato proprio tutti questi, anzi che la Sardegna tra l'altro poi la tratteranno, da quanto ho capito la tratteranno comunque nelle prossime puntate, quindi in realtà intanto guardatevi la prima, dove loro avevano rappresentato bene questo discorso delle mura ciclopiche. Poi, ecco, del capitolo ci interessa per quanto riguarda il discorso delle Domus de Janus, credo che si pronunci così, del quarto millennio avanti Cristo, e anche per quanto riguarda il culto delle acque, che è interessante, perché poi tra l'altro il culto delle acque in realtà era diffuso un po' in tutta Italia. C'erano comunque altre zone, non solo in Sardegna, dove comunque vi era questo discorso di fonti e di pozzi sacri.
Poi, ecco, tra i più singolari monumenti megalitici sardi sono da ricordare le tombe dei giganti. Non è strano ritrovare in Sardegna il nome di questi mitici esseri che antiche tradizioni chiamavano anche Titani e Atlantidi. Non si tratta di coincidenza di tradizioni rilevanti, la presenza dei giganti e dei loro megalitici sepolcri rupestri coincide con analoghi ritrovamenti in altre aree, dove tradizioni locali parlano di un medesimo popolo molto antico, di origini occidentali, legato al mare, con grandi capacità tecniche, che praticava il culto della madre terra. Le tombe dei giganti appartengono a quel tipo di sepolcri edificati con enormi e levigati lastroni litici, posizionati e orientati secondo un preciso schema di riferimenti astronomici in modo da fondare un luogo sacro, cioè toccato dalle sacre energie del cielo e del sottosuolo terrestre. Gli antichi ritenevano che tali energie curassero, provocassero benessere, protezione e assicurassero la risurrezione dell'anima dei defunti nel migliore dei modi. Superstizioni non si direbbe se si osservano dei monumenti ancora più antichi, le Domus Dei Janus del IV millennio a.C. Con questo nome si designano migliaia di sepolcri rupestri conosciuti come dimore di fate. Una simile denominazione popolare richiama luoghi un tempo dedicati al culto femminile della madre terra. Da qui l'uso di considerarle dimore di creature sovrannaturali e femminili. La parola Janus la si ritrova in tutto il Mediterraneo, il nome di una grande dea della terra, Iaune, nei Paesi Baschi. L'Etrusca Uni, la Romana Iuno, Iune della Creta Minoica, Iune nella Spagna, Ionne nelle isole ioniche dell'Egeo. Vedete come tutto è collegato? Praticamente, come già dicevo, se facessimo un'analisi filologica delle parole, praticamente troveremmo che tantissime parole sono a loro collegate nelle diverse zone dell'Europa e non solo dell'Europa. Ma il più significativo esempio di architettura megalitica è costituito dai pozzi sacri numerosissimi in Sardegna. Impressionante quanto a struttura di dimensioni è quello di San Cristina di Pauli Latino, Oristano, per le sue grandi, perfette, levigate lastre di pietra, scambiato dai visitatori per una costruzione moderna. Invece è un'opera megalitica antica almeno di 3 millenni. Nel culto sacro delle acque, considerato elemento divino e creatore, il maggiore potere veniva attribuito alle acque sotterranee. Si entrava in contatto con questo potere scendendo nei profondi pozzi sacri, dove sul fondo una vena sotterranea confluiva in una conca di basalto dove venivano collocate offerte votive, praticate terapie e officiate ritualità. Recenti studi hanno dimostrato che i pozzi servivano anche per pratiche rituali notturne, dove lo specchio sotterraneo d'acqua veniva magnetizzato nella luce lunare. Di pozzi sacri se ne sono segnati almeno 50 in varie zone della Sardegna, ma si pensa che il loro numero fosse anticamente molto più elevato. Il culto delle acque, assieme a quello della Madre Terra e del dio Toro fecondatore, formò una religione tripartita che in forme simili si ritrova presso Egizi, Etruschi, Cretesi, Ellenici e Iberici e altri popoli mediterranei. Poi qui c'è la ricostruzione di una tomba dei giganti, e poi ci sono questi monoliti, praticamente consegne, espressione del potere della Madre Terra, che è una cosa che tra l'altro era presente anche per quanto riguarda il Valcamonica, per dire, il culto praticamente delle pietre, le stele, che tra l'altro poi in epoca medievale sono state vandalizzate. Poi sotto comunque magari vi metto anche il link dello scritto che avevo realizzato. Praticamente tutte questi sassi dalle forme femminili sono stati trovati anche per dire in Valcamonica, e in parte anche in altre zone dell'Italia del Nord. Le stele della Lunigiana. Niente, allora direi, qui poi c'è sempre il pozzo sacro, l'immagine, come vedete suggerisce proprio l'idea di discesa. E anche qui c'è un'altra rappresentazione. Poi queste invece sono le statuette delle dee madri sarde, eh? La tipica arte sarda del periodo, queste forme così stilizzate e quasi cruciformi, come vedete qui. Poi l'avevamo visto anche che in realtà questo tipo di scultura a croce era presente anche in Africa, l'avevamo visto con le statuette africane, le bamboline Ashanti, avevamo visto che hanno proprio queste forme a croce, da cui poi, come vedete, somiglia molto a livello di forma all'Ankh, come vedete. Niente, allora direi, anche per questo capitolo vi ho letto, diciamo, lo stralcio più interessante. Vi faccio vedere un'altra cosa importante, che
che invece è l'evoluzione del, per quanto riguarda questo simbolo delle corna taurine, che praticamente in realtà troviamo anche come forma raffigurativa, troviamo anche in Giappone. Poi sotto comunque vi linko le tipiche immagini dei templi shintoisti, perché hanno proprio questa forma architettonica, questo tipo di forme architettoniche qua. Quindi anche qui è interessante capire, cioè mettere a confronto tutte le varie ipotesi per quanto riguarda la stessa forma, che comunque la si ritrova in più culture diverse. Niente, direi di concludere qui. Spero che il video vi sia piaciuto e grazie per l'ascolto.